Sto facendo caffè e ora utilizzerò lo strumento del demonio per farmi delle mele. Allora, infiliamo la mela e iniziamo a girare. Una, e rimettiamo in canna. Santo cielo. Fermo lì. Mi sono tagliato. Questa sarà la mia colazione, delle mele, un po' di mandorle e un caffè. Si inizia la settimana lavorativa. Allora, nonostante io sia andato a letto prima del solito, sono più stanco del solito, non capisco come mai, però è spesso così. Vado a letto alle 11, sono morto. Vado a letto alle 2 di notte, sono... E va bene, vediamo. Mamma mia, i capelli separatissimi. Ho provato anche a sistemarmeli stamattina, ma... Casino. Tra le cose da fare c'è la spesa sta settimana. Mi serve una spesona abbondante perché sto razziando la dispensa e oramai non manca tanto che finisca, ecco. Quindi devo fare quello. Oggi è lunedì e come sapete lunedì devo editare i video di YouTube, del canale YouTube americano, quindi un paio d'ore mi occuperà pure quello. Mannaggia. Spero non più di 2 ore, sarà 2 o 3 ore sicuro. Bene ragazzi, sono passati 19 minuti e 43 secondi, io sono praticamente arrivato e si inizia la settimana lavorativa, quindi noi ci vediamo come al solito dopo. Chissà se andremo a pranzo nel baretto o nel ristorante. Non lo so, quelle 2 mele non mi hanno per niente sfamato, quindi spero al ristorante. Vediamo dopo. Anche questa giornata lavorativa è finita. E sta piovendo. Io adesso, oh signore piccioni, sparite. Allora, io adesso devo, vabbè, tornare a casa, però nel tornare mi sa che, a meno che non diluvi, e devo assolutamente fare la spesa, ma una spesa, ecco, dal carrello proprio. E poi torno a casa, devo scaricare assolutamente i classici video della settimana, del lunedì, e iniziare ad editare quelli. Mannaggia, spero che sicuramente mi hanno dato 2 video, spero che non siano troppo, insomma, incazzati e incazzosi, ma che mi occupino 2 o 3 ore. Dai, lo scopriamo ora in diretta. Oggi per il pranzo siamo andati nel ristorante e sono mangiato pasta con panna, pancetta e piselli, e di secondo salsiccia e patate e tipo un sughetto, una salsiccia molto valido, decisamente valido. Poi ovviamente mi è venuto un abbioccone come l'altro giorno, anche se stavolta ho mangiato molto meno, quindi era un abbiocco mischiato a stanchezza della giornata e quant'altro, anche perché è un lunedì più lunedì degli altri. Però siamo riusciti a far andare un sacco di cose che venerdì, perché ovviamente era venerdì 17, non funzionavano a livello software, e adesso tutto liscio come l'olio, liscissimo. Poi venerdì devo andare in trasferta a Bergamo, quindi mi lasciano il Q5 per andare, quindi potente, pesante, ci sta. E basta ragazzi, vi terrò aggiornati. Adesso si torna a casa, spesetta. Mi devo comprare un botto di roba, carne, formaggio, pizza, piadine. E pasta, mi sa che è finita anche la pasta, verdure, un sacco di verdure, quindi pomodori. Stavolta magari mi prendo anche, non so, delle carote e roba per fare il minestrone, per capirci. L'aglio ce l'ho, cipolla,
Ho lo scalogno ancora, che andrebbe finito con calma, quindi sì. Poi, cos'altro mi manca? T'ho un pacchetto di patatine, perché quando ho gente a casa mi piace, insomma, offrire. Quindi delle patatine, magari delle birrette, del vino no, che sono pieno zeppo di vino. Ah, con calma mi faccio anche un pochino di verdure e funghi. Guardate, ho preso un po' di tutto alla fine, anche filetto di salmone. Che poi bisogna essere furbi. Io ho tipo un freezer enorme a casa, no? Quindi spesso, tipo, se trovo cose in offerta, non so, carne o robe così, le arraffo, poi metto in freezer e me le mangio dopo qualche settimana. E quindi mi sono riempito di hamburger e un sacco di salmone, filetto di salmone. Poi che cazzo ho preso? Tartare, pollo. Sapete quando avete tanta fame e avete voglia di spendere, dite ma sì, dai, le gioie della vita. Poi mi hanno chiesto di andare a fare aperitivo. Io adesso svuoto la macchina, faccio due o tre robette e poi penso di andare, giusto un po' di socialità. Ho preso anche delle birrette. Ho trovato finalmente i filetti di alici, che per la pizza sono buonissimi, o anche nella pasta. Mettiamo la freccia e si torna a casa. Questo è il malloppo, un sacchetto, due sacchetti, lo zaino pieno di roba. Quindi adesso iniziamo un po' a sistemare. Eh già, ho ancora gli gnocchi avanzati perché ne ho fatti troppi. E quindi un po' li ho dovuti mettere lì. Allora, frutta, verdura, pomodori, banane. Banane mettiamo là. Yogurt, pure un Kinder Bueno. Boh, qua è finito. Cazzo, ho dimenticato le uova. Sono un coglione, devo comprare le uova. E anche il grana devo comprare. Mannaggia. Comunque, ragazzi, ci si rende veramente conto quanto cazzo costa la roba quando si vive da soli, si inizia a fare la spesa. Tutti bravi a offrire cibo col frigo dei genitori, eh? Va bene, questo, poi le paste varie. Volevo comprare anche dei croissant, ma erano finiti quelli che mi piacevano. Cioè, io li compravo sempre quando ero in Francia, mi compravo i pacconi grossi così che li vendevano nel supermercato dove andavamo. Ed era un pochino il mio treat, neanche giornaliero perché non li mangiavo tutti i giorni, mi pare. Però, cosa mi mangio stasera? Stasera fish and chips, visto che scade anche tra poco, scade il 20 oggi. Perfetto, fantastico. Stasera ci Ho mangio. comprato un paio di scarpe e ora le proviamo subito a vedere se mi vanno. Spero di sì, perché avevo già comprato un paio di queste scarpe di sta marca e stessa taglia, quindi cioè, ci si aspetta che vadano bene, bianchine. Spero di non rovinarle subito. Tanto vediamo se mi vanno. Ok, a destra sì, e a sinistra penso di sì. Spero di sì. Dai. Sì, dai. Mamma mia, che lento. Che dite? Vanno bene? Il drip com'è? Bene, andiamo. No, andiamo un cazzo perché fuori sta piovendo, quindi queste scarpe bianchissime evitiamo. Comunque, questa marca. Non lo so, le ultime scarpe mi hanno fatto veramente schifo, ve le faccio vedere. Cioè, guardate qua, scarpe in pelle, comunque cioè, le paghi 100 euro, però completamente rovinate. Queste ce le ho prese a novembre, comprate a novembre, guardate che roba. E sarà 2 mesi che non le uso perché mi vergogno ad andare in giro con sta roba, guarda. Cioè, scarpe in pelle dove? Comunque, ecco, questo è un test per vedere se magari erano queste farlocche e queste vanno meglio, vediamo. Ma se no non compro più da loro, vaffanculo. Ci ho già comprato la maglietta, la polo. In teoria la qualità ci dovrebbe essere. In pratica queste scarpe mi hanno fatto ricredere alle mie scelte di vita.
Vabbè, ora rimetto le altre scarpe. Ah, potrei mettere questa, così faccio un addio. Cioè, sono anche molto comode, è quello che mi dà fastidio. Che sono molto comode, però si sono rotte subito. Io ho avuto delle scarpe tipo della Nike, vabbè, quel che l'è, che ho utilizzato per 12 anni. Dio buon signore, in mezzo alla strada col cane. Che ho utilizzato per 12-13 anni, mai avuto problemi, mai. E le usavo anche tipo, giocavo a paintball, insomma, di tutto di più. Mai un buco, sì, la suola ovviamente consumata, però, cioè, tranqui. Queste qua, nel giro di un mese, 2 mesi, in pelle, così, rovinate subito. E non è che c'era scritto percentuale pelle, resto plastica. No, c'era scritto 100% pelle, un fastidio. Magari scrivetemi nei commenti se anche a voi è capitato di rimanere delusi. Cazzo, se volevo delle scarpe che si rompevano dopo 2 mesi, spendevo 20 euro. I capelli sempre peggio qua. Vabbè, arrivati al parco, ora vediamo se ordinare o stare fuori. Vediamo com'è la situa. Signori, l'estate si avvicina, anche se con questo tempaccio e ho scaricato le clip, dopo ci mettiamo a lavorare. Sta fermo, sta a mordermi. Bravo. Facciamo un cartoon, Albi. Raccontaci, cos'è questa? Questa è una... Qui, da questa la Jeep. Beh, questa... Cioè, allora, nel senso, questa in città è un po' scomoda perché ha il cofano tanto lungo. Allora, quando esci dagli stop, specialmente in Borgo Venezia, non compratela se abitate a Borgo Venezia, perché non vedete un cazzo. La Jeep è un po' più comoda in città perché sei alto, vedi bene il marciapiede e Le buche non le tutto. senti? Le buche non le senti, però quando cazzo vai in autostrada questa qua... Dà dei soldi, secondo me, è un buon Assolutamente, rapporto qualità-prezzo. assolutamente. E poi qua c'è il mio rottame. Però full Sì. LED, full LED. Ciao! Ma c'è Riccardo che invece viene via Ciao! gratis. Si fa i giri con te. Fai i giri con te. Boh, ora iniziamo a mangiare fish and chips qua. E non avevo voglia di cucinare, anche perché ho fatto prima aperitivo, adesso sono tornato, devo mettermi a lavorare. Quindi mangio al fly e tra un 20 minuti inizio. Così per le 11 ho finito con quei video, posso editare il video di oggi. Niente, andiamo all'assaggio di questo fish and chips. Già tutto fatto. Ci sta? Per non saperne leggere né scrivere, non è male. Magluzzo. È sempre un'emozione, ragazzi. Dopo 2 ore e mezza ho finalmente finito di editare il video di YouTube, degli YouTuber americani. Adesso devo pensare al video di YouTube di Lorenzo. Quindi adesso devo fare quello, mannaggia al cazzo. Volevo staccare un po' e dopo mi faccio una camomilletta e vado a letto. Sparato proprio. Comunque sì, i lunedì sono sempre molto, molto impegnativi per me, cioè io non capisco neanche come faccio a fare tutto, Dio santo. Poi faccio questo lavoro full time e queste robe part time e a parte vabbè i montaggi e questo YouTube e oltre a questo faccio anche fotografo, videomaker a eventi, matrimoni e robe così. Sto weekend per dirvi ho 2 cose abbastanza grandi. Sabato, io sabato lavorerò dalle 9 della mattina fino alle 10 di sera a fare video e domenica lo stesso perché devo editare i video del giorno precedente. È la vita. È la vita. Per questo io prendo questa occasione di fare le passeggiate, di uscire, di andare in palestra, di uscire con amici, un po' per staccare con la testa, perché sennò divento, cioè impazzisco. E adesso devo ancora iniziare a lavorare per bene, perché sto solo facendo formazione per il momento e risolvendo dei problemi che mi chiedono. Non so, sono felice, tutto sommato è andata abbastanza bene. Dai, basta sparare stronzate, ho fatto questa pausetta e devo scaricare questi video e iniziare a editare. In mezz'ora me la cavo, tisana, e a mezzanotte sono a letto.
Ecco, mentre aspetto che finisca di importarsi la clip, mi sto facendo una camomillina con il miele e melatonina, perché stanotte voglio... Non guardate questo, perché stanotte voglio... voglio dormire! Siamo a maggio ed è come se fosse dicembre per me. Tisanine, caldino... Avete visto il mio pigiama che ho sguinzagliato stamattina? Tutto... Cos'era? Tipo un koala, quello di Intimissimi. E vabbè ragazzi, va così, che vi devo fare? Ho freddo. Non ho neanche qualcosa a sgranocchiare, dei biscotti? Ci sono quelli al vino. No. Cazzo, oggi ho fatto la spesa e non ho preso nulla.